vedi? Ciao, che è successo? Un incidente, devi fare il giro. Andiamo? Buongiorno. Buongiorno. Volevo regalare dei fiori. Per chi? Per una donna. Mia moglie. Rosa moscosa e tulipani. Spontanea promessa d'amore. Scarpetta di Venere. Bellezza e capricci. Tutte le donne li fanno. Come si chiama? Viola. Viola. Questo è un bel indizio. Viola. Viola. Violino. Viola d'amore. Ecco, ecco. Giunchiglia, comunemente narciso, per nuovi inizi. E Phlox, sei la mia vita. Quali sono i colori che ama? Il verde. Verde scuro. Quello lo useremo per guarnire. Verso che ora dobbiamo consegnarli? Nel pomeriggio va bene. Siamo pronti. Manca solo il biglietto. Ah, il biglietto? Mamma mia, è difficile non scrivere qualcosa di banale. Posso darle un consiglio? L'ultimo, lo giuro. Faccia come me. Scriva soltanto io. Io? Permette. Prego. Papà, sei in ritardo. No, che non sono in ritardo. Cosa stai facendo? Niente. Sì, niente. Guarda come sono bella. Se lo sa la mamma che usa i suoi trucchi. Me lo metti? La mamma dov'è? Non lo so, è andata via. Non la tirerà la mamma. Ciao. Ciao. Ho lasciato il cellulare in macchina come al solito. Ti sei fatta male? Apri il vino. Io intanto preparo qualcosa. Hai fame? Molta. Cosa cerchi? Cavatappi. E dove lo cerchi, amore? Lì nel cassetto. Buongiorno. Buongiorno. I fiori non sono stati consegnati. Strano. Antonio, i fiori del signore non sono stati consegnati. Certo, ieri sera. Si sbaglia. Mia moglie non li ha ricevuti. Allora? Ma come no? Era una signora, una bella signora con i capelli castani, gli occhi chiari. In casa c'era anche una bambina. Forse è sbagliato il numero civico. Di sorleggere i numeri. Allora hai sbagliato scala. No, la scala era giusta.
È difficile non scrivere qualcosa di banale. Scriva soltanto io. Che altro serve? Prendiamo caffè. Ciao. Ciao. Bello, cos'è? Io e la mamma che scendiamo di casa, attraversiamo e te sei quello dentro la macchina. Bello, eh? Molto. Com'è andata oggi? Bene. Tu? È un po' di corsa, ma tutto bene. Apri il vino, eh?